Consigliere, ieri in Regione Lombardia è stata fatta una conferenza stampa in cui l'assessore Aprea ha presentato la dote scuola, ha parlato di grandi cifre che sarebbero state messe a disposizione della popolazione scolastica, quindi dei ragazzi, dei giovani. Lei però mi diceva ci sono molte criticità, le chiedo di spiegare quali. Sì, le criticità che noi riscontriamo sono quelle che riscontriamo ormai da anni. Sono i fondi, una parte che tra l'altro non è una parte molto grossa per quanto riguarda la cifra totale, perché sono centinaia di milioni che vengono dati per la scuola, però riguarda la parte che riguarda la scuola dell'obbligo. Quindi le scuole elementari, le scuole medie e le scuole superiori. Che cosa succede? Che ogni anno viene dato un buono scuola alle scuole paritarie, alle famiglie degli studenti delle scuole paritarie, e un aiuto per l'acquisto dei libri di testo, delle dotazioni tecnologiche e del materiale didattico per i ragazzi delle scuole statali, le famiglie dei ragazzi delle scuole statali. Quest'anno saranno dati 20 milioni di risorse proprie, vuol dire che Regione Lombardia le tira fuori di tasca propria, alle famiglie dei ragazzi delle scuole paritarie, con ISEE fino a 40.000 euro. E verranno dati queste risorse ai ragazzi che frequentano le elementari, le medie e le superiori fino al quinto anno. Per quanto riguarda invece, questi aiuti potranno variare, diciamo, dai 600 fino circa ai 1.600-2.000 euro. Per quanto riguarda invece gli aiuti ai ragazzi delle scuole statali, queste risorse scendono drasticamente, e tenete conto che i ragazzi nostri che fanno le scuole statali, la scuola dell'obbligo, sono il 90% della popolazione scolastica lombarda, scendono drasticamente a 11 milioni e 100, ma di questi 11 milioni e 100, 8 milioni e mezzo sono risorse statali. Quindi la Regione Lombardia ci mette solo 2 milioni e 6 per darli a chi? Non ai ragazzi delle elementari, perché a loro non vanno né aiuti tecnologici né materiale didattico. I libri di testo già gli vengono dati dai comuni. Vengono dati ai ragazzi delle medie e, udite udite, ai ragazzi delle superiori solo fino alla seconda superiore, e solo alle famiglie che hanno un reddito massimo, un reddito ISEE, di 15.494 euro contro i 40.000 che ci sono di là. Lo riteniamo vergognoso, sono i soldi delle tasse di tutti noi, e li usiamo non per aiutare quelle famiglie, perché gli aiuti che vengono dati ai ragazzi degli statali sono molto ma molto più bassi, si parla di 90 euro fino a un massimo di 200, per comprare libri che costano molto di più, dotazione tecnologica non ne parliamo neanche, e i soldi sicuramente per il materiale didattico non ci sono. Quindi che cosa succede? Che i genitori dovranno pagare di tasca propria, non solo dovranno pagare di tasca propria la carta per le fotocopie, i pennarelli, magari i gessi, magari la carta igienica o tutto quant'altro serve a scuola, come sanno benissimo i genitori dei ragazzi che vanno a scuola, ma con le loro tasse aiuteranno quelle famiglie con un reddito ISEE molto più alto del loro, che ha deciso di mandare i figli alle scuole paritarie.